Ecco, per dire, abbiamo inventato noi le libertà comunali, queste cose qua, ma ho detto preferisco dire una serata piacevole a Rai 1 prima di Natale, perché la situazione politica, quello che accadeva politicamente nel Medioevo, è che l'invenzione della democrazia viene da lì, ne volevo parlare, ma non si può proprio dire a Rai 1, ve lo dico, ve ne dico una, faccio per dire, perché sono i nostri antenati, fa parte della nostra storia. Nel Medioevo, noi ci lamentiamo oggi, ma c'era nei parlamenti dell'epoca, consigli dei cento, eccetera, eccetera, c'erano, pensate un po', corrotti, dentro al Parlamento sedevano, cioè gente che aveva delle condanne, sedevano in Parlamento, ma non uno, diverse persone, ma tanti, e stavano lì e facevano leggi in Medioevo, una cosa, e c'erano dei potenti che quando erano in minoranza compravano con dei soldi e facevano passare nel partito opposto. Voi mi direte, non ci credo, era così, nel Medioevo si faceva delle cose. Poi me ne sono occupato anche per la commedia, insomma, e volevo arrivare alla nostra Costituzione. Facevano delle leggi spaventose, non potete sapere. Una proprio, scusate la parola da Rai 1, proprio una cosa da maiali, si chiamava in latino porcellum, l'avevano chiamata, e quando la fecero, nel 1280, una cosa medievalissima, dopo averla fatta dissero, fa schifo, ah! E la adottarono, non è che la buttarono via. E dopo, invece di cambiarla, la riadottarono, come se voi andate in un ristorante, vi danno una zuppa, dici com'è? Fa vomitare. E non è che ve la cambiano, ve la fanno mangiare. Ce l'hanno fatta mangiare due volte. E allora lì nel Medioevo accadeva, ridevano tutti. Con questo porcello andavano avanti. Impressionante era. Non potete sapere, facevano per esempio, tutti i consiglieri comunali usavano soldi pubblici privatamente, si compravano, che ne so, lecca lecca, giocavano ai videogiochi, andavano cartucce, libri, del così, tutti con te, ma voi mi direte, ma sì, soldi pubblici, della, e poi, anzi, si stupivano se uno gli diceva, ma che fai, che vuoi che sia, ma una cosa, voi non ci crederete, arrivò, voi, sapete, un cavaliere da lontano, da Milano, che allora in latino si chiamava Mediolanum, Milano, arrivò un cavaliere, la casta aveva tutti i privilegi, usavano i cavalli blu costavano l'ira di Dio, tutti pieni di cavalli blu, arrivò a Roma questo cavaliere e si ripresentava, ripresentava, prese il potere, quando prese il potere non potete sapere che fece, cominciò a fare come nel Rinascimento, feste, orge, confusione, donne, tutte le sere ci fu uno scandalo con la nipote del conte Ugolino che si arrabbiò lui da morire, ah, lì a me... Ma che dice, io non ho nipoti, e tutto il Parlamento votò che Ugolino aveva una nipote, ma io non ce l'ho, però ora storicamente Ugolino c'ha una nipote, votarono tutti, ma pensate un po', una cosa medievale, una cosa incredibile, guarda. Poi sapete cosa accade? Organizzava questo cavaliere di Mediolanum feste, orge con tutte donne, tutte le sere, escluso una sera che ci andò un sindaco di Firenze, c'era tutto, ma il resto c'era sempre donne, si alleò, con un gruppo, se ve lo descrivo, medievale del nord, si chiamavano i barbari che sognavano, ma facevano paura con degli elmi, dei corni. Il loro slogan era politico, noi ce l'abbiamo duro. Ufficiale, eh? E la gente li votava, non diceva niente, va bene. Poi mi direte, non ci credo, è gente che sbianca. Era così, signora, nel Medioevo era così. E a un certo punto poi non erano normali, facevano paura questi barbari del nord, facevano le mani per esempio, non è che ce l'avevano come noi, non avevano cinque dita, ce ne avevano uno solo, in medio, sempre alzato, una paura tremenda facevano, e poi facevano dei riti, erano pagani, dei riti col dio Po, ampolle, bevevano l'acqua, e poi come nei miti greci, nelle grandi leggende, il capo di questa setta faceva l'amore col dio Po. Ci fece all'amore diverse volte e nacque, infatti non nacque una persona, nacque un pesce, una trota. Porta, 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 trota. Dovete vedere che pesce. Una trota che giocava ai videogiochi, la prima trota che si laureò nella storia dell'umanità in Albania. Tornò con una laurea sta trota, una cosa per... non potete sapere che il Medioevo era una cosa spaventosa, in mezzo a tutta questa confusione, paura, nacquero demagoghi, stregoni, chi predicava la fine del mondo, giullari, un giullare andava nelle piazze con 20-30 mila persone, voi ci chiederete, vedeva tutti morti, morti, cadaveri, zombie, e faceva urlare a tutti, lo posso dire, diceva il nome di una persona e poi, ma vaffanculo, 3.000 persone! Voi non ci crederete, tutti, dopo il nome c'è il guancioliere, ma vaffanculo, una cosa impressionante, in mezzo a tutta questa confusione c'era il povero Dante Alighieri, e di quello mi occupavo all'epoca,
fondò un partito per conto suo, perdante, si chiamava PD, non vinse mai. Non riuscì a vincere una volta, mai. Fece le primarie, corse da solo, perse, anche alle prime da solo. Ti dico, e da lì siamo passati al Rinascimento, Risorgimento e tutta la nostra storia. Adesso noi veniamo a un altro... Passiamo dal Medioevo ai tempi, voi a volte vi lamentate, pensate che cosa abbiamo passato. Queste cose sono state, ci sono state.